Allora, fare un po' tutto sugli effetti collaterali, giusto quello che diceva prima Nicola, che noi che veniamo un po' da più anni che abbiamo seguito i pazienti e quindi ricordiamo com'era la malattia, prima tendiamo a trascurare gli effetti collaterali, e che è giusto poi far capire al paziente che è l'importanza della terapia rispetto agli effetti collaterali di questo momento, però ritengo che sia anche importante dare la sensazione al paziente che i suoi effetti sono condivisi da noi, perché se noi vogliamo dare importanza all'assunzione dei farmaci, ad essere aderente alla terapia, il paziente deve anche, è importante che lui si senta capito, compreso, aiutato e partecipato da parte nostra, se no se noi tendiamo a minimizzare, lui magari tende poi a svicolare e a sospendere autonomamente. E poi volevo ricordare una esperienza mia di una signora che non riusciva assolutamente a trovare il Rivex, era una signora sui 70 anni, che non riusciva assolutamente a tollerare il Rivex a più di 200 mg al giorno. Causava vomito, nausea, non riusciva assolutamente a prenderne di più. Dopo vari tentativi di convincere a provare, abbiamo fatto un dosaggio del livello plasmatico delle immagini e aveva il livello superiore alla norma già con 200 mg. Quella signora ha continuato a prendere i suoi 200 mg ormai da 4-5 anni e la revisione molecolare completa sta benissimo. Allora, volevo chiedere anche a voi se avete avuto esperienza di effetti collaterali proprietari ad una, probabilmente, un metabolismo diverso, un assorbimento maggiore, e che poi abbiano potuto, insomma, avere una dose più bassa. Ma io esperienza diretta, me la chiamo Nella, ti ricordi qualche caso che ha avuto qualcuno? Io mi sono permessa, più di una persona di una certa età, in remissione molecolare completa, che si lamentava molto per i crampi notturni, di ridurre il dosaggio a 300 mg al giorno con miglioramento della sintomatologia. Diciamo che lo stato della malattia me lo permetteva e ho fatto così. D'altro canto si è parlato, noi in passato, molto del dosaggio adeguato all'anziano, per cui parecchi sostenevano che i 300 mg forse fossero una dose ottimale. Infatti la dottoressa Russo, che forse ci può dire qualcosa, è stato fatto uno studio in Italia, no, sulla terapia degli anziani in cui ha partecipato. Sì, allora io dicevo di no nel nostro centro, nel senso che non abbiamo mai effettuato poi il dosaggio plasmatico che ha dimostrato livelli più elevati del farmaco, però ci sono diverse persone, insomma, anziane che per problemi di comorbidità, assunzione di antifarmaci, una tossicità più evidente, continuano ad avere la loro risposta pur assumendo una dose lievemente ridotta sia dei mati che anche dei basati rispetto alla dose, diciamo, perfettamente codificata. Questo ovviamente all'inizio ha comportato un monitoraggio, diciamo, un pochino più adeguato della malattia, e poi una volta, insomma, stabilizzata sempre la risposta, visto che non c'erano modificazioni, abbiamo proseguito con questo dosaggio senza problemi. Qualcun altro ci vuol dire qualche esperienza di questo elemento? E poi nel frattempo aspettiamo le domande, perché non possiamo parlare solo, vogliamo sentire da voi i commenti, se ci sono dei dubbi su questo fatto, per esempio, della discontinuazione, no? Di cui ha parlato il professor Stadio. Siamo tutti contenti, abbiamo dei dubbi, delle perplessità? Magari finiamo un attimo questo della dose adattata. Sì, volevo ricordare l'esperienza di una signora che aveva una risposta subottimale di imatinib e il dosaggio del farmaco era inadeguato, perché abbiamo riportato la dose a 600 mg piuttosto che 400 e la paziente ha cominciato a migliorare il suo trattamento, quindi a rispondere al trattamento. Quindi effettivamente la dose poi va adattata in base alle situazioni. Era il periodo in cui il Imatinib non era ancora disponibile.
qualcosa sul metabolismo del TAC. Prego. Vengo da Taranto, mio figlio ha 23 anni, da 3 anni prende il Tasinia, anno 2010. La risposta molecolare completa l'ha avuto un mese fa. Siccome fa parte di un protocollo, le analisi vengono mandate sia a Napoli che vengono fatti a Taranto. La risposta molecolare completa per Napoli, finalmente, diciamo, per fortuna, ultimamente c'è stata, mentre per Taranto BCS trascritto è ancora un pochettino, è poco, però c'è. Se guardo le analisi fatte a giugno, mi trovo addirittura un qualcosa in più a Napoli rispetto a Taranto. Ora, ad oggi dovrei dare, non so, di Napoli, di Taranto, dovrei andare a fare delle analisi in qualche altro centro con macchinari, non dico in Corea, ma non so. Ecco, questo è il... Allora, siccome il professor Zambio è uno degli esperti che ha guidato questo gruppo di cosiddetto LabNet, cosiddetto, è LabNet, che è centralizzazione dei campioni, standardizzazione delle metodologie, ci può interpretare meglio forse questa discordanza, anche se mancano forse. Sì, no, mi serve una diapositiva, ma adesso non serve una diapositiva, vi faccio la vostra memoria. Vi ricordate quella diapositiva in cui vi ho fatto vedere che i pazienti, c'erano pazienti che sostenevano la terapia in cui la malattia andava un po' su e giù senza mai sfondare il tetto? Ebbene, cioè, ci sono dei fenomeni di laboratorio, ma ci sono anche dei fenomeni tra virgolette reali, non sempre noi siamo, cioè il clone è esattamente uguale. Quindi questo per rispondere a una delle domande, cioè il fatto che a Napoli fosse un pochettino più alto due o tre mesi fa, adesso sia più basso, è normalissimo. Cioè non è una discesa perfettamente lineare, ci possono essere, è una discesa fatta un po', se volete, a denti di seta, se si può dire in questa maniera, quindi effettivamente questo ci può stare per spiegare questo dato. Un non perfetto allineamento dei risultati dei due laboratori che non può essere interpretato a livello della singola molecola, perché purtroppo sono indagini ancora un pochettino, cioè sicuramente molto precise, ma quando scendiamo a certi livelli di sensibilità, noi troviamo una cellula su 10.000 positive o due o tre cellule su 10.000 positive, il risultato è sostanzialmente lo stesso, perché sono comunque delle variazioni assolutissimamente minime, che sono delle variazioni assolutamente compatibili con il laboratorio. Quindi sono sicuro che tra i due risultati non c'è una differenza di 10 volte, ma ci può essere una differenza di 2-3 volte, mi dica lei se è così. Minima, se guardo il 23/9/2013 la risposta molecolare completa è quella di Napoli, tanto è il trascritto mi porta a KIS, mi porta a 009. Sì, sono livelli comunque, sono livelli comunque bassissimi, la differenza tra Napoli e Taranto, se mi posso permettere di interpretarlo, è legata al fatto che ad un certo punto a Taranto il campione ha fatto un tragitto dalla corsia al laboratorio che sarà distante 100 metri e il tragitto tra Taranto e Napoli è un pochettino più lungo, quindi è un risultato valido, assolutamente, diciamo così, riprodotto nei due laboratori e in ogni caso è un lavoro che è una quantità di trascritto ibrido 0,009, mi ha detto, e quindi corrisponde assolutamente ad una MR4 di cucina, che siamo al 0,032, gli elementi superiori tra MR4 e MR4.5, quindi un livello molto buono con una risposta memoria. Suo figlio, in che protocollo è inserito? Guarda, il dottor Maggi lo sa meglio di me. In Est First, quindi può essere una persona che può entrare nel protocollo del Est First, che prevede un consolidamento per un certo tempo. Ah, scusate, un Est First.
comunque poi ne parliamo. Voglio dire, la risposta molecolare, questa prima volta è andata, voglio dire, nel tempo, se non sbaglio, il professore diceva almeno 3 anni. Come risposta? No, ci sono diversi studi. In questo momento diciamo che questi sono dati retrospettivi, cioè vedendo la letteratura, l'esperienza dei dati accumulati, possiamo dire che quello era effettivamente la durata della risposta molecolare è un fattore preventivo. E sembrava che questi studi dei giapponesi, che comunque sono giapponesi, che fosse il cutoff fosse 2 anni, ma non è ancora un criterio drammaticamente stabilito che conosciamo con precisione. È sicuramente un discorso, tra virgolette, utile da appurare. Va bene, grazie. Quindi anche i dati di laboratorio che diciamo noi vi diamo e vi comunichiamo, è importante che li interpretiamo insieme. Quindi i dubbi sulle oscillazioni sul dato numerico, proprio ne discutete, dovete discutere con il medico che vi ha in cura e che ha in cura, perché quello è il parametro importante. Non basta un punto del dato molecolare, ma monitorato anche nell'arco del tempo, di mesi, di alcuni mesi, di qualche mese e così via. Allora, ci sono altre? Prego. Buongiorno. Volevo fare 2 domande. Una, diciamo, in senso generale, presento anche il caso specifico. In generale, volevo sapere se c'erano delle correlazioni tra l'RLC e altre patologie, in particolare quelle autoimmuni, quindi gli artriti reumatoidi e altre sindromi, anche se diciamo di sindrome autoimmune. Nel caso specifico, ad esempio, nel caso di mia madre, che a seguito di un intervento, di un comunissimo intervento di cataratta, si sono innestate una serie di reazioni autoimmuni, quindi infiammatorie, recidivanti, quindi creando una serie di complicazioni. E si è creato un rimpallino tra l'equilibrio ematologico rispetto alla causa, la natura di questa reattività dell'occhio. Quindi diciamo, mi sembrava questa un'indicazione per chiarire quanto in effetti poi questa patologia vada anche a intaccare altri processi e altre patologie. No, non credo che ci siano correlazioni tra leucemia mieloide cronica e patologia a sfondo autoimmune, che invece è molto più frequente la correlazione con le patologie di tipo linfoproliferativo, tipo le leucemie linfatiche croniche o linfomi. Sono specialista mondiale, di conseguenza vuole sempre portare il discorso. No, ma è vero che c'è questa correlazione su questo tipo di patologia. Per quanto riguarda la diatriba tra l'oculista, credo che la mamma potrebbe avere una patologia autoimmune associata eventualmente alla leucemia elettronica, anche se le due non sono, potrebbero non essere strettamente in correlazione l'una con l'altra. Non so se il professor Sario è d'accordo su questa ipotesi. Assolutamente, però se esiste il dubbio, se non so il caso di sua madre quanti anni ha? 53. Ed è una persona che in terapia, con quale terapia è? Grivec 400 mg in una risposta completa, cioè ottimale. Cioè, se sta, io in questo momento non vedo nessunissima relazione. Per se dovesse sorgere il dubbio che un problema di cataratta o di altre manifestazioni autoimmunitarie è collegato non alla malattia, perché a questo punto non c'è più, ma alla terapia della malattia, ci sono moltissimi farmaci a disposizione, un po' anche di incredibilmente provare il caso, però devono essere fenomeni che sostenuto in una maniera particolare, insomma. Cioè vuol dire con dei dati particolarmente rilevanti dal punto di vista anche qui, forse soltanto il discorso della cataratta, in questo momento stare abbastanza tranquillo, visto che è un intervento, cioè, quindi è un quadro clinico che va esaminato in tutto l'insieme. Forse in questo caso, proprio per evitare, cioè è importante il colloquio tra l'oculista, la comunicazione tra
l'oculista che cura la cataratta e l'ematologo che cura la malattia ed eventualmente il reumatologo e l'immunologo che affronta la patologia autoimmune, perché a volte si è presi, e lo vedo per esperienza non solo nella mielite cronica, cioè il paziente ha la leucemia mielite cronica e tutto ciò che accade intorno o accade durante il percorso, il corso viene sempre, in maniera, voglio dire, razionale, attribuita alla malattia mielite cronica e al trattamento. Ma non è sempre così. Allora, che cosa ci vuole? Perché il paziente è al centro, si trova nei due specialisti con due problemi, uno dice no, e tutto dipende dalla mielite cronica e non solo, noi lo vediamo, perché la parola leucemia comporta che tutto sia concentrato su quella. Allora ci vuole che l'ematologo parli con lo specialista che ha riscontrato quest'altra manifestazione clinica più o meno rilevante per poter aiutare il paziente e capire insieme. Questo che ci vuole è comunicazione anche tra noi specialisti per dare al nostro paziente, alla nostra paziente, l'informazione più corretta, perché la paziente deve essere serena e fiduciosa in ciò che sta facendo. Questo è importante, secondo me. Volevo collegare alla paziente di Cacara. Io personalmente, il 95, dopo aver subito i due trapianti, ho fatto la cataratta su tutti e due gli occhi, però perché avevo fatto occupato della via e chemioterapia, e quella è stata la causa, giusto collegarmi alla signora. Perciò bisogna sempre capire, spiegare E mi fu detto all'epoca che è stata causata la cobalto terapia che fece all'epoca. E lì c'era una causa effetto molto più chiara. Che si riesce a fatta la cataratta, tutto qua. Ci sono. Ma c'è una domanda che arriva da internet. Dice, sono un paziente di LMC di Foggia, ho 22 anni e vorrei sapere cosa prevede il futuro per tutti noi. La domanda è ne abbiamo parlato tutta la mattina, credo, ma abbiamo chiaramente detto che in una con sfumature diverse sicuramente, ma abbiamo non completamente esaurito, ma raggiunto diciamo il 95, 96, 97% dei nostri obiettivi per quello che riguarda il controllo di domanda. E siamo invece all'inizio del lavoro della diapositiva che ho presentato dal 2011, oggi siamo nel 2013, quindi la pubblicazione di quel lavoro, sono passati due anni, diciamo tre anni se consideriamo che era già noto prima di essere pubblicato, poi dato che conteneva, abbiamo iniziato una nuova fase della malattia, che è una fase in realtà che personalmente io ho sempre affrontato con, diciamo, mi è parsa quasi una cosa naturale. In realtà mi sono accorto, parlando con la gente, parlando qualche volta anche con colleghi, che non è ancora percepita nella sua totale importanza, perché una parte dei pazienti c'è una sorta di paura, cioè la fase morte della sospensione della terapia, perché da un punto di vista psicologico questa notizia del fatto di poter sospendere la terapia non è stata mai comunicata adeguatamente all'inizio della vostra malattia. All'inizio della vostra malattia vi è stato detto non abbia paura perché abbiamo i farmaci giusti che controllano la malattia, quello che deve fare è continuare questa terapia per il resto della sua vita. Probabilmente questo è il messaggio in sintesi che è stato dato. Adesso vi stiamo dicendo questo farmaco ha modificato la nostra vita, cioè la malattia per prima cosa modificata. Avete raggiunto, grazie anche all'aiuto del farmaco, un equilibrio completamente nuovo, avete rimesso tutti i puntini su di e adesso arriviamo, cioè voglio dire, e vi diciamo ok, il nostro obiettivo è cambiato, non siete contenti? Siete contenti, ma un po' di paura penso che ci sia, perché si tratta di un modo di rimettere, di riassemblare tutto in un equilibrio assolutamente nuovo. E io ho fatto per un po' di tempo il medico Anubara, che è una città
siamo stati tutti morti, c'era un bravissimo psichiatra e avevamo una paziente comune, che era una paziente anche piuttosto importante nell'ambito di Novara, che aveva cercato il suicidio, che in questa maniera è stata immediatamente ricoverata in psichiatria, perché questo è una legislazione di carattere di tipo diverso, è stata ricoverata in un reparto di medicina che era nel diretto. Io ero molto preoccupato di questa paziente, perché dopo un po' di tempo era tutta ingessata, quindi non si muoveva assolutamente dal suo letto, non c'era pericolo che potesse ritentare una seconda volta il suicidio. Ma effettivamente a un certo punto tutte le pende, tutte le cose se ne sono andate, allora era una stanza isolata da sola, però non era un reparto protetto, avevo paura che questa volesse perpetrare il suo iniziale proposito. E quindi tutti i giorni veniva questo anziano, purtroppo già morto, professore di psichiatria, bravissimo, veramente una persona intelligente. Io vedevo al mattino questa persona e mi sembrava che fosse tutta allegra, tutta tulla, eccetera, così, per cui quando arrivava il mio collega psichiatra gli dicevo: "No, vai tranquillo, che oggi va tutto benissimo", eccetera. Lui usciva dalla camera e diceva: "No, oggi va bene un pochettino così", no? Al contrario, magari la trovavo un giorno depressissima, temevo di più, mi usciva e mi diceva: "No, oggi va tutto bene", detto, ma io non capisco più niente, perché tutte le mie sensazioni sono tra. Lui mi disse una parola, c'è una frase che mi è rimasta impressa per tutta la vita: non c'è niente di più misterioso dell'animo umano, cioè noi siamo delicatissimi su questo, e quindi una cosa ci può disturbare, scattiamo per un attimo, eccetera. Quindi quando uno ha avuto un'esperienza come questa del sentirsi dire, come raccontava prima Felice Lumbacci, lei ha 5 anni di vita, non è che la dimentichi così facilmente. Quando effettivamente ricostruisce un pochettino tutta la sua vita con parametri nuovi, con obiettivi diversi, vedendo forse anche il mondo in una maniera veramente diversa, il cambiare nuovamente prospettiva è un passo comunque che richiede decisamente coraggio, anche se questa prospettiva è una prospettiva ancora più positiva di quella. Con questa paura della sospensione del farmaco mi sono scontrata quando dovevo arruolare dei pazienti per il protocollo interim, per cui ne avevo selezionati 6-7 e alla fine soltanto uno ha aderito, perché tutti gli altri ci devo pensare, perché ho paura che le cose vanno bene con il farmaco, non so che mi può succedere, insomma, per dire è un problema reale questo. Però se mi posso permettere, se questo per una persona che vuol dire 80 anni, cioè lo posso perfettamente capire, non una persona che c'è scritto su internet che ha 23 anni, sì. Cioè per lui diciamo che è quasi un must se è risposto bene alla terapia a proposito di un nuovo obiettivo. Però professore, com'è questo? Noi lo vediamo sul forum tutti i giorni, i pazienti che fino al giorno prima dicono: "Voglio smettere, mi dà fastidio, ho sti crampi, ma quando smette la terapia", quando è cominciata a venire l'idea della possibile sospensione, della possibile, diciamo, interruzione della terapia, hanno cominciato a dire: "No, ma io sto bene, il mio prodotto è più che va, perché devo cambiare, aspetto altri che lo facciano e poi vediamo". Questa è una delle sensazioni che esce dal forum, per esempio, come quello che dicevate prima, della persona che vuole a tutti i costi, questo è internet fuorviante, il trapianto di midollo, perché su internet c'è scritto che l'unica soluzione terapeutica certa per risolvere la leucemia è il trapianto. Per cui anche lì bisogna fare attenzione, cioè sicuramente per noi anche lo switch di un farmaco nei pazienti comporta un momento psicologico particolare, perché comunque un cambio. Se io dico, per esempio, adesso ci sono i protocolli per dire alle persone, quelli che faceva vedere stamattina, no? Faceva vedere stamattina, dice: "Adesso ti cambio il farmaco perché non hai una risposta ottimale, con questa cerco di portarti in una condizione per cui potrai interrompere". In quel momento nei pazienti nasce il problema: "Ma io allora ho fallito, ma come, fino al giorno prima mi hanno detto che 0.1 era la risposta ottima, ero in condizione di salvaguardia, adesso mi dicono no, guarda, per interrompere e per avere una prospettiva migliore devi cambiare farmaco". Nascono due problemi:
chi non riesce a poi a interrompere, perché anche il secondo farmaco non lo porta in una condizione di interruzione, e nasce il problema di cambiare il farmaco e sentirsi dire: allora non ero in condizione di interruzione. Cioè è un problema di continuo travaglio interno, di condizione di stabilità raggiunte, di adeguamento a quello che è la situazione, e tutto questo può portare. Questo rende notevole l'elemento che oggi, anzi, proprio per la discontinuazione da parte nostra, l'impegno è sicuramente maggiore, perché c'è un monitoraggio per garantire al paziente il miglior follow-up, il miglior controllo della malattia. Quello che dicevo prima al signore, che adesso ogni 6 mesi invece se proverà a discontinuare, ma lui sarà contento, ma ci sono altri che non verranno, la contendiamo subito. Se mi consente, non sempre mi vengono delle grandi allergie le mani, no? Cioè, mi cose nella settimana un paio di giorni e poi mi faccio magari un tempo, però io non ci penso proprio, no? Allora, questo aggiungiamo un'altra cosa, che fa un po' il paio con quello che diceva anche la signora in precedenza. Ci sono tanti tipi di effetti collaterali. Ci sono degli effetti collaterali che vengono, che sono degli effetti collaterali clamorosi, che questi disturbano sia il medico che il paziente, perché chiaramente molte volte portano una sospensione della terapia, una riduzione di dosaggi, più il paziente ma anche il medico che prende su quelli non c'è stato. Ci sono poi degli effetti collaterali che sono considerati minori, tanto per dire, ma che possono essere un po' disturbanti. Citavo il signore precedente, il discorso che è un pochettino più elevata sicuramente la bilirubina in alcuni casi. Sicuramente il suo medico dell'elevazione minima della bilirubina, che non sia minima, che lui ha ricevuto, non gli ha importato proprio niente. Però, voglio dire, magari trovarsi a scrivere degli elementi più gialli, eccetera, fa piacere. È noto che le mani in caso sempre meglio non tende orbitale, cioè che può essere un pochettino, cioè dà un po' di accumuli, questo può disturbare esteticamente, soprattutto donne e persone giovani, eccetera, altre cose del genere. Quindi ci sono delle cose che preoccupano più il paziente, che preoccupano più e molto meno il medico, perché le considera rilevanti dal punto di vista, diciamo così, della salute in assoluto, ma che disturbano la qualità della vita, di cui bisogna tenere conto. Ci sono poi degli effetti collaterali che purtroppo ancora non conosciamo, perché noi possiamo dire: prendiamo questo farmaco per virgolette per tutto il resto dei vostri, della vostra vita, ma in realtà sul dire che abbiamo un'osservazione di 13 anni per i pazienti, diciamo, che da più tempo assumono il farmaco, per gli altri farmaci tipo il nilotinib, bendazatinib, abbiamo un'osservazione al massimo di 6-7 anni, di alcuni farmaci tipo il ponatinib, che è stato recentemente anche avuto dei problemi per altre cose, abbiamo un'osservazione che era soltanto di 2-3 anni. Quindi non è che possiamo pensare che questi farmaci magari presi per 40-50 anni, eccetera, in realtà poi qualche cosa non facciano. Cioè, per cui sicuramente io sono convinto che ci dobbiamo convincere che è importante iniziare tutti quanti insieme, c'è cioè questa sconfitta definitiva della malattia. Anche se questa non è che sia una sinecura, non è una sinecura per il paziente, non è una sinecura per il sistema, diciamo così, il sistema sanitario in generale, per i medici che se ne occupano, perché porterà sicuramente in futuro ad un monitoraggio, tra virgolette, ancora più attento, ancora più preciso della malattia residua, e aumenteranno anche i costi, perché non è che la gente va in ospedale e tutto questo non costa nulla, cioè costa dal punto di vista degli esami, eccetera, della PCA, il suo costo ce l'ha, sono 250 euro, quindi aumentarlo, portarlo da una. E al giorno d'oggi vi assicuro che negli ospedali stanno molto attenti anche a queste spese minime, eccetera. Quindi effettivamente tutto questo, però il risultato può essere così importante, tra virgolette, per tutti noi, che sicuramente è qualcosa che vale la pena iniziare. Poi quello che è molto importante, e che forse a voi non me ne importa nulla, però come tipo di discorso può essere molto importante, che questa malattia, almeno nel
tratta una malattia modello, cioè la malattia non è così, cioè statisticamente per la sua incidenza è importante, ma ha un'importanza molto maggiore della sua incidenza, perché è una malattia che inizia nemmeno con una leucemia. Lei ha detto prima, senza saperlo forse, ma una frase molto importante, lei ha detto: io non mi sono mai sentito ammalato, non mi sono mai fermato da 5 anni e me ne sono accorto nel di routine, cioè non ho avvisato nessuno di fastidio, perché la leucemia è una malattia cronica, la chiamiamo leucemia ma è una pre-leucemia. La vera leucemia è quella che non riusciamo, è la fase più avanzata della malattia, che noi non riusciamo ancora a vedere. Quindi prima la prendiamo e meglio è. Quindi questo è un discorso fondamentale che va con il discorso della prevenzione, cioè, eccetera. Prima è ecco, l'unica cosa che mi sono un po' arrabbiato che me la sono accorto, routine un mese prima di andare in giro, stavo avanti, ancora lavoro, non mi sono mai fermato e non ho fatto cura della malattia, non la penso proprio, cioè, diciamo, ho superato io il limite. Sì, volevo solo dire che nei momenti in cui ci sono delle scelte particolarmente difficili da prendere, è importante che ci sia una convinzione, una tranquillità di chi segue il paziente, del medico ovviamente, dell'ematologo, nel trasmettere una fiducia particolare, perché diciamo il paziente si senta tranquillo nel percorso che deve intraprendere, insomma, e quindi ci sia un rapporto particolarmente intenso medico-paziente, quello che sia un momento. Prego. Buongiorno. Volevo sapere se c'è una correlazione tra la leucemia mieloproteinica e altre neoplasie anche non di tipo ematologico. Allora, facciamo rispondere al dottor Di Renzo. No, credo proprio di no, la risposta è secca proprio, non merita nessun altro commento, assolutamente no. Pazienti che nella loro storia, per meccanismi particolari genetici su cui sicuramente i ricercatori stanno e hanno prodotto tanti lavori, è predisposto, tra virgolette, una parola che non è, che non dice molto, a sviluppare nella sua storia più neoplasie, una, due neoplasie. E se noi pensiamo all'allungamento della vita che noi diamo grazie, per esempio, al modello della leucemia mieloproteinica, sicuramente è un modello di malattia che porterà sicuramente a convivere con la malattia anche i pazienti che hanno 70-80 anni in più, ma nella storia un paziente della sua vita può sviluppare un'altra neoplasia, ma una correlazione di causa-effetto non esiste, cioè a nostra conoscenza, conoscenza scientifica. Adesso volevo, prima di qualche una domanda, sentire dal dottor Alcamone, che segue i bambini. Noi tutti sappiamo che la leucemia mieloproteinica è una patologia dell'età adulta, dell'età anziana, adulta, dell'età giovane, però in pediatria, in età pediatrica è molto meno frequente. Vogliamo sentire come i tuoi piccoli pazienti. I nostri piccoli, soprattutto pochi pazienti, perché se per fortuna, perché ovviamente una malattia del genere comporta problematiche non da poco, quantomeno ne comportava in precedenza, perché una premessa. La leucemia mieloide cronica è stimata in età pediatrica intorno al 2-3% della casistica, ogni 100 pazienti, il che significa per noi avere un paziente ogni 3-4 anni, e più o meno siamo in questo ordine di idee. Il mondo pediatrico arriva sempre rispetto al mondo dell'adulto, al mondo ematologico, comunque ematologico pediatrico, arriva sempre dal punto di vista terapeutico con qualche anno di ritardo, non perché siamo pigri nel recepire le novità, ma perché purtroppo il mondo pediatrico lavora su casistiche estremamente definite, per cui reclutare delle coorti di pazienti per determinati farmaci, perché, per poter avere degli studi conclusivi,
che dia e attendibili, ci riguardano le efficacia di un farmaco, in un paziente pediatrico ci vuole molto più tempo. Per cui noi abbiamo recepito, come mondo pediatrico italiano, all'interno dell'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, abbiamo recepito il dire ben più in ritardo, ma abbiamo, rispetto al mondo dell'adulto, ma abbiamo comunque cominciato a reclutare pazienti, sia pur non nell'ambito di un protocollo organizzato a livello nazionale. Stranamente, la leucemia mieloide cronica pediatrica è una delle poche patologie oncologiche pediatriche che non ha un protocollo standardizzato. Paradossalmente esiste un protocollo clinico sperimentale all'interno della IEOP per leucemie linfoblastiche acute e croniche con cromosoma diabetica positive, per le quali esiste comunque una certa casistica, non ampia, ma comunque da tenere presente, per le quali viene utilizzato il Gleevec unitamente a tutta un'altra serie di farmaci, essendo la leucemia linfoblastica acuta BH più positiva reputata una leucemia ad altissimo rischio di recidiva. Per le leucemie mieloidi croniche ci stiamo regolando su delle linee guida che comportano nella fase, diciamo, di diagnosi e di riduzione in prima battuta del numero di leucociti, con l'utilizzazione abbinata dell'idrossiurea e dell'imatinib. Naturalmente esiste anche una piccola coorte di pazienti che usa il dasatinib e noi abbiamo avuto l'occasione di poter utilizzare il dasatinib sulla paziente kosovara. Noi, stranamente, gli ultimi due pazienti che abbiamo reclutato e che hanno fatto uso di inibitori della tirocinina sono stati due pazienti esteri, una albanese e una kosovara. La kosovara era resistente all'imatinib e è arrivata da noi in crisi plastica linfoide, per cui abbiamo dovuto utilizzare in tutta fretta un protocollo che portasse a zero l'estrema quantità estremamente elevata di plastica. E poi abbiamo iniziato il dasatinib portando avanti la paziente per un discreto numero di mesi. La paziente poi l'abbiamo persa per tutt'altra causa infettiva, perché purtroppo c'erano altre problematiche non da poco per le quali la paziente ci ha lasciato, ma comunque il dasatinib è servito a tenere a bada la malattia in maniera tutto sommato efficace. L'altra paziente che abbiamo è una paziente albanese che fa la sua brava terapia con l'imatinib, ogni 6 mesi torna da noi per fare i suoi controlli in biologia molecolare e è sotto controllo. Tutti i pazienti precedenti invece avevano utilizzato una metodica, un approccio diverso, un approccio più classico se vogliamo, con un'idrossiurea per riportare il paziente in condizioni ematologicamente stabili e poi affrontando il trapianto, ma ormai è storia passata e credo che di questo, alla luce di tutto quello che si è detto oggi, non si debba più parlare. Forse però ancora nei bambini, Giampaolo, no? Cioè se uno ha una leucemia mieloide cronica all'età, non so, di 12 anni... E quella è l'età in cui abbiamo Se di sotto non abbiamo nemmeno sicuramente voglio dire il farmaco di prima scelta è sicuramente l'imatinib, a seconda di quello che sono, però tu non lo vedresti nella prospettiva se il bambino risponde all'imatinib, ok, ma se perde una risposta, una cosa nella prospettiva e ha un donatore, voglio dire, perché si gira la medaglia, cioè nel senso che noi abbiamo l'età, lui ha davanti a sé 90 anni, no? Qui la scelta è terribile, ma sicuramente va condivisa con chi è in prima linea con l'uomo del trapianto. Arrivare al trapianto, come si è detto prima, lo confermo anch'io, non è uno scherzo. A questo punto bisogna prendere in considerazione tantissime lo stato del paziente, la sua eventuale mancata responsabilità all'inibitore del trinchinasi, in che tempi, perché se effettivamente è acclarata una scarsa risposta in termini di malattia molecolare, molecolarmente accertata, a questo punto se vi è un buon donatore, questo è tutto il discorso, il trapianto può essere una carta da giocare.
Naturalmente se la ricerca su se non c'è un fratello, un donatore familiare compatibile e se la ricerca su registri nazionali e internazionali non ci dà delle risposte chiare, nel senso che la compatibilità non è perfetta, allora ci si deve chiedere se eticamente è lecito esporre il paziente a una metodica che può sì portare a guarigione al paziente, ma gli può portare una serie di tali problemi anche da compromettere l'esistenza. Quindi il discorso è estremamente delicato, va valutato caso per caso, perché se, ripeto, il donatore compatibile familiare c'è, e allora in caso di scarsa o mancata risposta al limite delle tirocinasi, il trapianto può tornare effettivamente utile, e questo credo sia una posizione. Grazie, non abbiamo sentito nessuna domanda relativamente alle problematiche della gravidanza, cioè problematiche che volevo sollevare proprio questa questione un po' a nome di tutte le donne, l'avevo già sollevata durante il webinar, perché alla luce delle informazioni che sono state riportate oggi, noi donne in età fertile che stiamo assumendo il Vivec, non si parla per me senza darmi in pluralia maiestatis, insomma io vorrei sapere come comportarmi, nel senso che c'è questa idea del congelamento degli ovuli, allo stesso tempo io non sono del mestiere, però immagino che per congelare gli ovuli bisogna fare dei trattamenti che fanno anche un po' paura. E soprattutto c'è anche un fatto che la legge 40, che insomma si può essere più d'accordo, però poi non permettendo in Italia la fecondazione eterologa, in qualche maniera va ulteriormente a incidere su questa prospettiva, perché indipendentemente dal fatto che molti fortunatamente dicono che non si sentono malati, io sicuramente nello spirito non mi sento malata, però mi sento un po' fiaccata del corpo, anche perché come chi mi conosce sa, prima di scoprire la malattia facevo sport estremo, adesso non li faccio più, quindi probabilmente facevo una vita eccessiva prima, però io la differenza la sento perché non riesco più a lanciarmi da un punto all'altro, insomma. E quindi volevo sollevare la questione proprio della gravidanza e insomma immagino anche poi qualche uomo sarà interessato al contrario, no? Del problema della fondazione. E poi approfitto per riallacciarmi a quello che è stato detto prima sulla comunicazione tra l'ematologo e i medici specialisti piuttosto che il medico di base. C'è un fatto per quanto mi riguarda che anche nel migliore dei casi come il mio, in cui il proprio ematologo, l'ematologo che ti ha in cura, che nel mio caso è il dottor Pizzuti, ha la grande pazienza di dialogare con tutti gli specialisti che ti hanno in cura per i piccoli accidenti che non necessariamente sono legati alla LMC o agli effetti collaterali. Anche se il tuo ematologo ha la pazienza di dialogare con loro, io mi rendo conto che di fronte alla parola leucemia c'è un terrore di base da parte sia degli specialisti, ma soprattutto vedo che la signora Luis, insomma, per cui mi fa piacere, nel senso non di condividere il male, no, ma che di aver sollevato la questione, c'è questo terrore degli specialisti, ma soprattutto dei medici di base. Quindi per questo torno a bomba su una cosa di cui ho parlato con Felice, cioè io penso che l'associazione debba lavorare tantissimo per rendere presenti i medici di base nei nostri incontri, perché loro hanno paura di questa faccenda, potenza è stato fatto, e questo è importante soprattutto per quelli periferici come me, cioè io vivo a 180 km di distanza dall'ospedale, quindi non sempre posso prendere, andare a Potenza e contare sul fatto di essere visitata da uno specialista che poi può dialogare col mio medico in via diretta. Quindi questa era per riprendere la questione della comunicazione tra i medici. Un'ultima cosa, avete chiarito il fatto dell'eziologia, però io sempre vorrei discutere, sapere se c'è la possibilità di discutere, se ci sono studi sul radon, nel senso che in Italia c'è questa problematica del radon di cui più o meno si parla, più o meno si sente dire, e volevo capire
qualche maniera c'è un'ipotesi di legame, o comunque ci sono ipotesi che lo prendono in considerazione. Allora, beh, grazie, perché ci ha dato l'opportunità per riprendere almeno tre punti fondamentali. Quindi io passo un attimo la parola a Felice, perché dica a noi specialisti, a noi, come possiamo fare? C'è attraverso l'associazione pazienti un modo per coinvolgere meglio i medici di medicina generale e i medici di famiglia? È vero, manca il tempo, manca il modo, andiamo tutti molto di fretta perché abbiamo tantissime problematiche, noi vediamo come prima cosa la cura del nostro paziente, ma questo aspetto che diceva la signora prima, cioè questo di comunicare, come possiamo fare? Noi, apro una piccola parentesi, qui a Bari, ma penso che anche il dottor Di Renzo, ma anche gli altri colleghi, stanno facendo un lavoro di incontri con i medici della medicina generale. Cioè stiamo organizzando degli incontri in cui discutiamo del percorso diagnostico-terapeutico di certe patologie, quelle più frequenti. E quindi in quegli incontri il medico di medicina generale cerca di dirci qual è il suo punto di vista, perché loro pensano, e questo è il loro, diciamo, la loro esperienza, la loro cosa, che lo specialista stia seduto su un gradino diverso, no? Perché fa la diagnosi, perché dà le terapie particolari, e loro invece si sentono un po'. Noi abbiamo cercato di fare questi incontri proprio per dire stiamo insieme per un paziente che abbiamo in comune, che ha fiducia nel medico suo, ma che ha tanta fiducia nello specialista. Quindi stiamo cercando questo da parte di noi specialisti. Tu, Felice, ci vuoi suggerire o proporre qualcosa di più? Non è facile, in quanto, diciamocelo chiaramente, molti medici di famiglia, dall'esperienza che abbiamo noi, tendono a, tra virgolette, a scaricare all'ematologo ogni problema del malato ematologico, non so nel campo oncologico, ma penso sia lo stesso, con la paura di prendere una qualunque decisione. Io stesso mi sono trovato con un medico di famiglia che gli doveva somministrare un antibiotico, che non ha pensato che come farmaco registrato in libro che avesse un foglietto illustrativo nel prontuario che i medici usano tutti i giorni, che gli diceva anche cosa poteva o non poteva usare, e ha chiesto a me ma cosa ne pensa, e quindi il problema è: uno, i medici di medicina generale non ricevono informazioni dalle case farmaceutiche perché non sono il loro obiettivo di informazione, perché non sono coloro che gli forniscono il farmaco e quindi sono al di fuori di questa formazione. Conoscono la malattia per quello che hanno studiato a scuola durante il periodo d'università, e poi diciamocelo anche la nostra malattia rara, per cui è difficile che il medico di famiglia abbia una scuola di e il problema è che se li inviti a questi incontri non sempre vengono e non c'è sempre la capacità di coinvolgere. Volevo dire che questo è vero, però questo non è un qualcosa di facilmente ovviabile. Come dicevo, in Italia siamo già abbastanza fortunati perché nonostante tutto abbiamo un ottimo servizio pubblico, abbiamo determinati centri ematologici che si fanno di gran parte dei pazienti. Sicuramente la patologia è diventata così variegata che essere specialisti in tutti non è possibile. Quindi effettivamente il tipo di organizzazione, per certi versi, è un tipo di organizzazione che è sufficiente, ma forse non perfettamente ottimale in tutte le circostanze, ma è difficile che possa ad un certo punto diventarlo più materialmente, perché non si può pensare di avere uno specialista di leucemia in questo caso. Quello sicuramente. Questo è un pochettino forte. Sicuramente l'iniziativa dell'associazione per Primis, che poi è nata esattamente 25 anni nel 2009, e quindi
anche vecchia, ma non vecchissima. No. E sicuramente il fatto del forum, che tu hai chiamato giustamente una piazza virtuale. Piazza virtuale. E riunioni come questa, in cui vedo che la gente arriva anche molto preparata, perché ti dicono esattamente l'analisi molecolare, eccetera, altre cose, aumenta il livello di consapevolezza. E quindi questo è estremamente importante, continuare su questa strada. Come formazione e informazione. Come formazione e informazione. Ma non potete pretendere più di tanto dal vostro medico di famiglia, che saranno sicuramente diverse con la radio, ci sarà pure scrupolosissimo, quello un po' meno scrupoloso, come capita in tutte le cose, ma un po' di tanto sul leggero, no, no, ma poi l'elettronica. È già difficile